In Italia ad oggi ci sono 31 aree marine protette, accompagnate dal Santuario Pelagos per i mammiferi marini, e molte altre sono in corso di istituzione. Le aree marine protette hanno il duplice obiettivo di conservare la biodiversità marina e di garantire l'uso sostenibile delle risorse in tratti di mare di particolare importanza ecologica, scientifica e culturale. Al loro interno, le attività umane sono regolamentate favorendone l'ecosostenibilità per proteggere habitat e specie. Per questo, in alcune zone, per esempio, è proibito pescare, ma si possono fare immersioni subacquee. Altre, invece, sono accessibili solo per scopi di ricerca scientifica. Nel progettarne i confini, la suddivisione in zone e le regole, l'ISPRA conduce delle campagne oceanografiche per mappare i fondali e la distribuzione degli habitat, registra la presenza di specie minacciate o di importanza commerciale e raccoglie informazioni sulle attività economiche che insistono sul tratto di mare che sarà interessato dalla futura area marina protetta, coinvolgendo pescatori, subacquei, diportisti e il resto della comunità locale. Un'area marina protetta ben progettata e ben gestita ha effetti positivi anche al di fuori dei suoi confini, favorendo il ripopolamento ittico dei tratti costieri vicini e riducendo possibili conflitti fra le diverse categorie di utenti.